con Bellino, quindi già c'era questa capacità, come dire, acrobatica, insomma, di girarsi. Fortuna che si è persa oggi. Come? Fortuna che si è persa oggi. Se no, ma c'è potenziale. E allora parla di cosa è successo con questa aquila, e dopo finalmente gli scappa di mano e dice: faccian li ghibellini, faccian loro arte sott'altro segno, che mal segue quello sempre chi la giustizia e lui diparte. E non la batta solo Carlo Novello con i guelfi suoi, che sono i guelfi di parte bianca, i guelfi Carlo e Carlo Martello. Quindi già tu ci racconta la storia con questa acrobazia di passare dall'uno agli altri, eccetera, con questa voglia di essere dentro in tutte le possibilità. È lunghissima questa cosa per indicare tutta la gente che ed è noioso. Di Giustiniano ve l'ho detto bene, e il richiamo a chi era per l'imperatore, chi era. Vai. Poi c'è, questo è il canto sesto e siamo sulla luna, e qui invece adesso abbiamo il canto settimo in cui lui comincia a vedere gente che gli appare sempre come una luce che corre, che disegna lettere. Disneyland, insomma, Disneyland della fine del 300, insomma, dei primi anni del 300, no? E allora, sì. Poi cerca di dimostrare, ma non ci riesce tanto, che quella cosa che gli è stato detto, che Cristo era Dio e nello stesso tempo figlio di Dio e aveva due nature, quella romana, ma non ci riesce tanto bene. Perché gli era difficile coprire con invenzioni ricche di estro, una cosa che invece era dura, rigida, non rigida. Allora parla di queste possibilità che l'uomo ha, anche questo, anche il canto settimo, fino a che non arriva a parlare con questo suo antenato. Questo suo antenato che si chiama Cacciaguida, un nome anche. In realtà i parenti di Dante non erano granché. E allora lui li fa essere dei personaggi pieni di ho scorso anche questo. Adesso arriviamo subito alle profezie, no? A questa. Però dice che Dio ha stabilito, insomma, che ogni uomo deve essere diverso dall'altro, e questa è una condizione del cosiddetto libero arbitrio, che anche questa è una cosa difficilissima, perché esiste un destino, ma esiste un libero arbitrio. Altra cosa acrobatica, perché questa è. Infatti è una cosa che i preti riescono a, non so fino a che punto crederci, fino a che non sia in qualche modo toccato i loro poteri, ci credono, ma è una cosa molto difficile, perché è destino. E poi è libero arbitrio, poi il destino lo fai tu. Ma allora cosa faccio? E se non vado sul destino, che succede? È colpa tua. Sarà così, insomma. E allora qui un momento, mentre sta per parlare di un grande personaggio, uno dei più grandi che ha avuto l'Italia, che è Francesco, il cui nome errato si chiamava così perché aveva studiato in Francia, insomma, no? Quindi francese, il francese, va? Francesco. E allora beh, è un'ammirazione autentica, perché Francesco ha fatto delle cose che nessuno è riuscito a fare, è riuscito a interrompere una crociata, Tomino, piccolo, magro, anche brutto probabilmente. Credo che sia. Dunque, credo che sia stato alto non più di 1,60 m. E da come risulta quando si va nell'eremo, si vede il posto dove stava, non è poi più grande di questo, insomma, è una roba così. Mica normale, poi mangiava le cose. Però doveva avere delle doti impressionanti di cattura e queste interessano Dante, perché interessa l'essere umano. E allora, mentre sta lassù, se la gode a immaginarsi questo paradiso, fa una pittura di che cosa siano gli uomini che non hanno queste fantasie. E dice, o insensata cura dei mortali, quanto sono difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'odio. Sillogismi è ironico, nel senso di gente che abbia tesi, antitesi e dimostrazioni di sillogismo. No, niente, è una vita bestiale, no? Difettivi sillogismi, chi dietro aiura e chi ad aforismi sengiva e chi seguendo sacerdozio e chi regnar per forza o per sofismi e chi rubare e chi civil negozio, chi nel diretto della carne in volto s'affaticava e chi si dava all'ozio, quando da tutte queste cose sciolto con Beatrice me la susa in cielo cotanto gloriosamente accolto. A me dice, mi è andato bene, stronzi che state giù, distraetevi un po', dice Dante, creativamente interessante, no? Stando giù però si è così, anch'io vuol dire, se no non lo saprei, no? Non potrei sapere che si fa questo, questo, questo e questo e ti dimentichi che ci sono altre cose, no? E allora c'è la descrizione del luogo del dove la provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, però che andasse verso il suo diletto la sposa, ecco. Lui immagina questa. Siccome è il luogo delle donne, sto paradiso, gli piaceva, come dicono i bolognesi, gli piaceva la gnocca a lui, a Francesco, in maniera... E allora la donna era qualcosa di... che si poteva anche... Vedi il Dolce Stil Novo, insomma, ecco, che è un movimento anche in qualche modo sociopolitico, insomma, in cui quella donna che non significava niente se non... un buco dove a volte si beccava la mira, qualcosa succedeva, ma era invece per Dante era qualcosa di più, come per tutto quel gruppo, tanto è vero che ci fu non più di uno che pensarono a una specie di setta politica, questa era la Stil Novo, perché questa cosa della donna mi mise in sospetto, soprattutto la Chiesa. Ecco perché lui ce l'ha anche molto, no? Allora lui, San Francesco viene come se lui avesse scelto come sua sposa la povertà. E allora non dice mai la povertà, solo alla fine, dice, alla fine del canto dice, volevo dire che questa sposa è la povertà, spiega alla fine, si degna. Ma se no è sempre la sposa che vanno, e tutti dietro lo sposo vanno, vabbè. Allora... c'è il doppio, sempre in Dante Gemelli, c'è un doppio sempre con il quale lui agisce. C'è Francesco e Domenico, e l'uno parla dell'altro. È un modo